E oggi incontriamo Giulia, la nostra referente per i volontari in associazione. Giulia, questa esperienza di questi 2 giorni insieme a Padre Mario, dici che cosa ha suscitato nel tuo cuore, come la stai vivendo, l'incontro con questo missionario che da 43 anni vive in Malawi. Allora, Padre Mario è una persona meravigliosa, ci ha accolto come se fossimo la sua famiglia e immagino sia il modo in cui accoglie chiunque. Prima di venire qui, abbiamo visitato la sua missione a Balaka, che è una città di gioia, di emozioni, di persone che lavorano, di scuole, ospedali, attività che comunque consentono alle persone di uscire da una condizione di miseria ed è una cosa meravigliosa. Qui abbiamo incontrato invece la natura dell'Africa, uno spettacolo incredibile, un lago, una pace, il tramonto, il cielo stellato sopra di noi e lui che ci ha veramente accompagnato in questo percorso con una crescita spirituale incredibile. Una persona che ha avuto modo nella sua vita di fare delle esperienze, importanti come la partenza 43 anni fa per il Malawi, in una situazione in cui il Malawi era probabilmente soltanto savana e capanne. Una parola che ti porti via da questi giorni. Bene, Meraviglia. grazie Giulia e buon proseguimento. Grazie a voi, Un ciao. saluto a Umbria Radio. Ciao Umbria Radio.